Vi siete mai chiesti che fine fanno i vostri capelli quando andate dal parrucchiere? Ebbene ragazzi, da oggi lo sapete! Sì, sono finito di nuovo nella parte strana di internet. Oggi vi mostrerò delle immagini maledette, o come preferisco chiamarle io personalmente, immagini corrotte. Ecco qua, iniziamo da immagini leggere, almeno non vado con troppa potenza. A parte il fatto che farmi monetizzare questo video sarà difficilissimo. Ecco, vedete, queste immagini mi rendono perplesso. Io non capisco. Qual era il senso? Quasi quasi mi sembra l'equivalente della casa di Hansel e Gretel, soltanto che in questo caso per qualche motivo è fatta di pane. Magari perché alla strega non piacevano i celiaci o qualcosa del genere. Che poi quasi quasi la capirei pure. Immaginatevi una persona che non può mangiare la pizza. Che schifo. Madonna. Perché la natura esiste? Possono creare queste cose? Perché poi andare a fare il nido di vespe proprio sulla maniglia della porta della macchina? Cioè, perché sì, suppongo che quelle siano vespe. Io, ragazzi, ve lo dico, le vespe sembra che esistano solo per quello, perché sapete, almeno ci sono le api che stanno lì, raccolgono il polline, fanno il miele, tutte cose belle, no? Cioè, sono utili. Invece le vespe sembra che esistono soltanto per pungervi. Che poi, tra l'altro, le api quando vi pungono, tipo, gli si stacca il pungiglione e muoiono, cosa molto triste. Le vespe invece non hanno neanche avuto la dignità di sacrificarsi. Avevo visto un po' di tempo fa un meme che mi ricordava questa roba. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Questa qui è la rappresentazione letterale delle api contro le vespe. Quello sono. Quello. Ah, madonna, che impressione sta foto. Cioè, vi dirò che ho avuto gli occhiali anch'io. Principalmente perché mi si stancano facilmente gli occhi, diciamo, per questo. E vi posso dire che capisco il fastidio che vi può venire qui quando avete gli occhiali. E poi, tra l'altro, vedo le persone che portano gli occhiali che hanno letteralmente i segni qua sulla testa. E quindi capisco che potrebbero dar fastidio. Ma questo no, per favore. Che poi, se ci pensate, tra l'altro, è anche molto inefficiente. Cioè, immaginatevi a questa persona accade qualcosa. E appena si piega in avanti, gli occhiali fanno questo. E poi vi dondolano. E vedete tutto quanto sfocato? 2 su 10 non la consiglio come idea. Sapete qual è un'altra idea che non vi consiglio? Usare questa cover. A meno che non vogliate essere arrestati. In quel caso va bene, fate come volete. Si vedono anche le venature, Dio santo, è tremendo. Prossima, prossima. Posso avere un contesto, per favore? Perché è pieno di... Cosa sono? Opossum? No, allora, gli opossum sono questa roba qui, quindi loro non mi ricordo in questo momento che animali siano. Rimane il fatto che non capisco perché ce ne siano così tanti. Ok, ragazzi, ho una sfida per voi. Adesso mettete in pausa il video e trovate il gatto. Com'è? Non avevate visto il gatto? Allora, probabilmente non avete neanche visto l'alligatore che sta praticamente in mezzo all'inquadratura. No, stavo scherzando, in realtà, se avete tipo fermato il video, siete stati qua per 20 minuti. Siete stati bambuslati. Questa foto è bellissima. Quando dici che i gonfiabili ti piacciono da morire, nel vero senso della parola. Il tunnel delle api. Oh, c'è una ragazzina! C'è una ragazzina dentro al coso! Oddio, io spero che sia stato photoshoppato questo coso. Anche se dall'altra parte, cioè, in effetti mantengono la parola. Volevi un tunnel delle api? Ti becchi il tunnel delle api. Wow. Questo è quello che voglio vedere in casa mia. Ragazzi, ogni elettricista ne andrebbe fiero di vedere questa immagine. A parte il fatto che, in quale caso vi capita una situazione del genere? Suppongo che ci sia stata una qualche inondazione o roba così. Che vi posso dire? Vedere una roba del genere deve essere un'esperienza elettrizzante. Dovrei smetterla. Ma quanto sono stato originale che ho detto elettrizzante su una cosa elettrica? Mai fatto prima d'ora da nessuno. Che poi, parlando di cose elettrizzanti, mi sa che ho trovato l'elettricista dell'immagine precedente. Questo si è letteralmente volatilizzato. È scomparso in un lampo. Basta. La devo smettere. Ok, ragazzi, prima di vedere questa immagine qui, è meglio che vi sediate. No, oppure forse è meglio che non vi sediate. Non lo so. Sono confuso. Qual è il contesto di sta roba? Perché creare questo? Cosa c'entra? Cosa... Perché? Perché? E soprattutto, come fa ad essere così stabile ora che ci penso? Io non lo dirò neanche, però lo sapete già cosa voglio dire. In realtà lo dirò lo stesso. Ho bisogno di contesti. Cosa sta facendo questa persona? Perché ci sono mani che escono dal nulla? Perché sta facendo così, come se sembri che stia scegliendo chi dovrebbe salvare? Proprio ambarabacci cicocco. Che poi, ragazzi, già che ci siamo, già che stavamo parlando di cose maledette, corrotte, eccetera, lo sapevate che la filastrocca che fa ambarabacci cicocco, tre civette su como, bla bla bla, non dice che facevano l'amore con la figlia del dottore, ma dice che facevano timore alla figlia del dottore. E quindi posso ufficialmente dire che siete tutti dei pervertiti. No, scherzi a parte, immaginatevi la prima persona che l'ha sentito male, oppure che magari l'ha detto a qualcun altro male e tutti quanti hanno iniziato a cantarlo in questo modo. Ragazzi,
Il morso dell'87. Ma quindi era reale. Vedete, questa qui credo che sarà una di quelle battute che soltanto i miei fan più vecchi capiranno. Questa qui è bellissima. Perché l'insegnante tiene quella cosa in mano? Ve l'immaginate, tipo un giorno non siete preparati, la prof vi chiama all'interrogazione, non sapete niente, e la prof cosa fa? Vi mette un meno, però poi vedete che quel meno si allunga piano piano e vi cancella il nome dal registro. Questo in realtà è tipo livello con 1000 birilli di Wii Sports. Soltanto che se fate strike gli applausi arrivano dal fondo e non da dietro. Anzi, oddio, spero arrivino dal fondo e non da dietro, perché sennò sarebbe ancora più creepy. Ma non so se lo sapevate, ma su Wii Sports c'era tipo una tattica segreta per far cadere tutti quanti i birilli senza toccarli. Ed io tipo quando ho scoperto questa cosa sono rimasto letteralmente a bocca aperta. Cioè, cosa? Ed io intanto che cercavo di trovare tutte le tattiche, cercavo di prendere il millimetro preciso per beccare tutti quanti i birilli, e poi arrivava uno a caso su internet e mi dice: guarda, si può fare così. La gente non si vergogna proprio. Posso dirvi che in questo momento sono un po' indeciso. Non so se questa sia un'immagine maledetta o benedetta. Anzi, vi dirò di più, c'è una probabilità dell'80% che la signora si chiami Benedetta. Ragazzi, qualcuno mi ha fatto una foto mentre facevo un raduno, mi sa. Ma tipo, il signore che cade là in basso a destra. Questa è letteralmente me and the boys che andiamo a finire a caso il video.